sempre fermo intorno alla nona posizione, sta cercando di tornare sui primi, non è così facile perché ha speso veramente tante energie nella prima manche dove ha fatto una grande rimonta e ha chiuso in terza posizione a podio. Osborne bravo adesso alla quinta posizione, Zach Osborne ha chiuso in settima la prima, sono sempre lì vicino ai primi, anche se Rozzi, dobbiamo dirlo, sembra avere una marcia in più. Questo un po' i valori in campo con gli italiani che in questa seconda manche non sono messi malissimo. Lupino è dentro la zona punti in quindicesima e naturalmente facciamo anche il tifo per Giacomo del Segato che è veramente vicino a Junel Leiber. Adesso Giacomo del Segato è ventunesimo e quindi è vicino alla zona punti. Battaglia per la settima posizione, Tonu, Uben rigenerato, forse la MX1 era una cilindrata un po' troppo grossa per lui, anche fisicamente. Beh sì, era una cilindrata grossa, lui che è un pilota a minuto, piccolo, ma comunque ha avuto dei grossi problemi psicologici dove non riusciva a esprimere le sue qualità, perché è un ragazzo che tempo, gli anni indietro aveva dimostrato di essere un vincente col team Richard in sella alla Yamaha. Adesso sembra che si sia ritrovato a suo agio con questa KTM, è un gradito ritorno perché questo francese ha delle chance di poter fare bella figura. KTM sotto il segno di questo Gran Premio, lo ricordiamo, nel 2008, 2009, 2010 sono state tre KTM a vincere, nel 2008 Sir, nel 2009 Musquin, nel 2010 ancora Musquin. L'unico anno che la Yamaha ha visto una vittoria del Gran Premio qua nell'NX2 è il 2007, dove Cairoli ha vinto davanti a Sir e Rattray. Poi se facciamo un passo indietro, nel 2006 De Ruber aveva vinto davanti a Philipper e Christophe Purcell. Quindi dal 2006 al 2010 ci sono ben 4 vittorie della KTM e una della Yamaha, e mi sa tanto che quest'anno va ancora nelle mani della KTM, quindi è il quarto anno che la KTM sta per aggiudicarsi il Gran Premio della Bulgaria, e questo è un sintomo molto forte della forza della casa di Martin Goffin. È l'unica casa che si presenta in maniera veramente incredibile, sta investendo nel fuoristrada più di qualunque altro, sia dei giapponesi e di tutte le altre squadre, per cui i risultati gli stanno dando ragione. Adesso gli altri devono rimboccarsi le maniche per cercare di colmare questo grande gap che la KTM ha messo tra loro e i suoi avversari. In questo momento Rozen è al comando e ha messo un distacco di 7 secondi su Tommy Searle. Polen recupera e adesso si trova in settima posizione nella prima manche, ha veramente dato il 100% per cercare di raccogliere il podio, ce l'ha fatto con una grande rimonta, è riuscito a chiudere in terza posizione. Adesso in questa seconda è partito un po' rilento, ma sicuramente il suo obiettivo è arrivare a ridosso dei primi. Italiani come siamo messi, Michele? Beh, in italiani abbiamo Alessandro Lupino che adesso è in quindicesima posizione, sta cercando di mantenere un ritmo abbastanza buono e attualmente si trova dietro Harry Kulas e Tim Gariboldi. E poi nota molto positiva il nostro Del Segato Giacomo che adesso si trova in ventesima posizione, per cui sta guadagnando un punticino, e il nostro Ivo Monticelli 22. Bene, gli italiani hanno preso fiducia in questa seconda manche, abbiamo un italiano sempre a punti che è Lupino, e poi anche Ivo Monticelli e Giacomo Del Segato sono vicini alla ventesima posizione, che vuol dire conquistare un punticino che vale oro nel caso di questi giovani ragazzi italiani. Noi naturalmente facciamo il tifo per tutti gli italiani perché il canale si chiama Sport Italia, Italia non è lì a caso. Vediamo la KTM, Ken Rozen davanti, Tommy Searle secondo, Jeffrey Erlin terzo, quarto Jeremy Vano Rebeck, 4 KTM nelle prime, no, 3 KTM scusate, nelle prime 4 posizioni c'è l'inserimento della Verdona di Tommy Searle, e in seconda posizione vediamo se riuscirà a andare a prendere Ken Rozen a meno di un errore del tedesco, ma la vedo molto dura. La vedo dura perché comunque attualmente stanno girando sugli stessi tempi sia Rozen che Tommy Searle, però Rozen ha 6 secondi di vantaggio e sicuramente dei box stavano segnalando che ha un buon vantaggio, lo può amministrare. Lui deve solo portare a termine la gara in tranquillità, in scioltezza, senza commettere errori, perché come ripeto l'unico avversario è se stesso, cioè deve cercare di rimanere concentrato, non commettere errori, perché comunque ragazzi fino adesso ha dimostrato di essere il più forte in pista, il più determinato, e non ha assolutamente avversari. La regia ci propone sempre le KTM in azione, Jeffrey Erlin comunque deve sicuramente attaccare la prossima gara, quella che si corre anche sulla sabbia. Adesso andiamo a ascoltare Pete Beerer, responsabile della KTM, autore anche di un grande progetto, il rilancio della casa austriaca. I mean that's a really good
team position, but ma siamo messi molto bene per il nostro team, abbiamo delle buone posizioni, soddisfatto Pete, really ci mancherebbe un Ken Rotzen, un Jeffrey Early in terza posizione e un quarto posto di Jeremy Van Oreve. Sorridente, anche se dobbiamo dirlo, lui proprio qua, se non sbaglio, subì l'infortunio che lo costrinse alla sedia a rotelle. Bravissimo, giusto, esatto, purtroppo. No, ricordi benissimo, purtroppo proprio nel panettone finale, che nel momento in cui si era fatto male era molto più impegnativo e più difficile, si è accappottato e purtroppo ha subito questa bruttissima infortunio che se l'ha relegato in sottrasse. Però è stato bravo perché ha saputo reinventarsi una carriera e soprattutto è entrato nella sfera KTM, ha dato gli input, i segnali, le coordinate giuste, dobbiamo dirlo, progetto 350, certo c'è il supporto di Stefan Evers, però come hai detto più volte la KTM crede nel fuoristrada, nell'off-road e ci crede veramente, perché veramente sta investendo tanti soldi. Ci fermiamo un attimo, linea regia e poi rientriamo subito. Rientriamo in diretta con il campionato mondiale, seconda manche della classe MX2, i trattorini della 254 tempi, battaglia per la seconda posizione tra Tommy Searle e Jeffrey Erling, che ha ritrovato qualche giro buono e adesso ha la possibilità di avvicinarsi a Tommy Searle, quindi ancora aperta la lotta per la seconda e la terza posizione. Italiani, buona la prestazione di Alessandro Lupino, che in questo momento è 14esimo. Lupino, lo ricordiamo, il pilota del team Husqvarna di Ilario Ricci, l'anno scorso aveva chiuso con un 16esimo, un 15esimo posto, quindi Michele è in linea con il pronostico della passata stagione. Sì, è in linea in base alle sue capacità attuali, ma soprattutto è una gradita ripresa per l'Husqvarna, che in questa prima stagione sta già cominciando a guadagnare qualche punticino che fa bene al morale. Il team Ricci è sicuro che dovrà continuare a lavorare per sviluppare questa nuova moto, questo TC2.5, che ha delle buonissime potenzialità ciclisticamente, è validissima. Il motore ha bisogno ancora di qualche cavallino per dimostrare il suo valore e siamo sicuri che tutta la squadra, ma soprattutto l'Husqvarna nel reparto corse, sta lavorando veramente a mille per portare la moto competitiva migliore che ha a disposizione. Hai parlato di qualche cavallino nel motore, intanto vediamo che è una bella battaglia lì per la seconda e la terza posizione, però parlavamo di Husqvarna e bisogna ribadire che, parlando proprio con Ilario Ricci, con Ale Lupino, l'Internazionale d'Italia, ultima prova a Gazzani di Preseglia a Brescia, si parlava di un arrivo di un motore nuovo per Husqvarna subito dopo il Gran Premio della Bulgaria, quindi come ha spiegato Michele, Husqvarna ci crede in questo progetto, ricordiamolo, un progetto a lungo termine, se non sbaglio sui 3 anni, però bisogna sviluppare la moto, ma l'ottica dell'Husqvarna di quest'anno è di fare esperienza. Certo, se arrivano anche i risultati, se arriva anche qualche punticino, ben venga, che come ha spiegato Michele si dà morale e si dà fiducia soprattutto alla squadra. Comunque questi punti, questi risultati, speriamo ripagino il grosso lavoro di Ilario Ricci, perché lo ricordiamo, Ilario è un team manager vero, è uno di quelli che lavora fino a tarda notte e soprattutto che io mi ricordi anche una discreta manetta. Una volta era un buon pilota a livello nazionale, è un sanguigno, per cui crede e soprattutto è un grande appassionato oltre che un grande team manager, e io gli faccio un grossissimo in bocca al lupo, perché veramente è un grande uomo, una grande persona che merita di ottenere degli ottimi risultati. Insomma, non è facile dopo tanti anni in Yamaha cambiare casacca, cambiare colori e dare fiducia al progetto italiano, ma ben vengano le case italiane come Husqvarna, come TM, come Aprilia, perché insomma gli italiani, l'abbiamo spiegato prima, sono sempre protagonisti, perché noi abbiamo questa testa, abbiamo sempre qualcosa in più, la dimostrazione stato anche i ragazzi della Get dell'Atena, e sembra che oggi funziona veramente questa novità tecnica della centralina di controllo della trazione GPA, insomma è veramente, forse il caso di dirlo, una rivoluzione, però ancora una volta loro sono stati bravi a inventarsi, a studiare, a sviluppare questo sistema, tanto è vero che lo usano anche i piloti americani del Supercross, e se vi ricordate c'è stato anche un caso di una squalifica con Stewart di questo sistema, però loro della Get mi avevano parlato che si può usare il sensore di acquisizione dati durante le prove del sabato, poi domenica
si costruisce una mappatura. Io ve la spiego, non sono un tecnico, forse ve la sto spiegando anche con qualche errore, però prendetela con questo beneficio delle notizie. Si costruisce una mappatura dedicata e si può capire e gestire la trazione di controllo del motore. Comunque hanno fatto un grosso sviluppo e un grosso lavoro. Ottava posizione, Nicolas Huben alla guida della KTM, insomma ha girato un po' tutte le moto e adesso è ritornato alla classe, diciamo a lui su misura, perché nella MX1 ha provato, è sempre un gran manico. L'unico problema che ha questo pilota, ha un papà stile papà di Michael Piccioni, che è un po' una testa calda, molto calda, infatti molte litigate a fine di ogni gara e questo condiziona molto psicologicamente bravo il rendimento in gara del pilota. Ne ha subite molte conseguenze in questi ultimi due anni, speriamo che più che lui il padre abbia capito che si deve mettere un po' da parte, lasciare il figlio che... mamma che botta che è successo qua, qui rischiano che... per fortuna i piloti sono già in piedi, guardate che arrivano e si aggancia, questo è il pilota del team di Gariboldi, sì. E Lupino passa indenne fortunatamente a lato, quindi Lupino ha la possibilità di guadagnare qualche posizione, la guadagna perché adesso si porta in undicesima posizione, insomma sfortuna da una parte, fortuna dall'altra. Adesso mancano 10 minuti, il Lupo deve cercare di mantenere la posizione undicesimo e perché no tentare di andare a prendere Christophe Charlet che occupa la decima posizione, e Charlet deve cercare di entrare dentro in nona, in ottava posizione. Intanto Nicolas Huben ci fa vedere ancora che è capace di guidare la sua piccola MX2. Polen e Huben, lotta francese, a curiosità dei francesi, pensate, nel 2009 qua in Bulgaria, a Sevlievo, è suonato l'inno nazionale francese, lo si può dire, per tre volte, perché pensate, il podio, Musquin, Polen e Bog, tre francesi, tutti sul podio, e quindi questa è veramente l'apoteosi per quanto riguarda i transalpini, i cugini francesi. Speriamo che arrivino anche i tempi degli italiani. Beh, sicuramente, perché comunque nei tempi d'oro, nei fine anni 90, anche lì avevamo sempre tanti piloti italiani sul podio e sempre nei primi 10. Adesso c'è un ciclo, sicuramente siamo in attesa di questi nuovi giovani promesse, appunto tra l'altro Zecchina e Bernardini oggi hanno dimostrato veramente di essere veloci nel campionato europeo della Casa 5 a due tempi, per cui abbiamo delle buone speranze e speriamo che nel futuro si possano confrontare in questa categoria MX2 ed essere di nuovo protagonisti. Zach Osborne, quinta posizione, Asti, Polen e dietro Huben. Questi sono i due piloti francesi che la regia in questo momento sta tenendo lì. Vediamo questo duello con un Ken Rotzen che sta andando via da solo, solitario, martella sul passo di 1.53, addirittura tre giri fa ha girato in 1.52, Tommy Searle anche lui martella su 1.53, Jeffrey Early è un po' più lento, 1.53-1.54. Non c'è storia per quelli là davanti, Tommy Searle e Rotzen hanno veramente una marcia in più e sono andati via, tanto è vero che Ken Rotzen è molto bravo perché ha un ritmo alto ma mantiene sempre il Tommy Searle a 7-8 secondi di distanza, quindi sta correndo anche usando la testa e con un buon margine di sicurezza, non l'abbiamo mai visto impiccato qua, nel senso che non ha rischiato più di tanto. Però purtroppo Rotzen le inquadrature non ce lo fanno vedere, è in prima posizione in solitaria, naturalmente le televisioni inducono magari qualche battaglia, per lui non è positivo perché non lo vediamo, ma comunque sicuramente starà amministrando, dai box gli segnalano i tempi sul giro, il distacco che ha dal secondo, per cui amministra tranquillamente la sua cavalcata solitaria fino alla fine, mancano 7 minuti più 2 giri, per cui credo che Rozze, a meno che di qualche clamorosa The Black Hawk tecnica o qualche scivolata, non abbia problemi a vincere anche questa seconda manche. Ma in questo momento qua in Bulgaria Rotzen, gli avversari possono sperare in un suo errore perché centra le partenze, ha un ritmo gara altissimo, insostenibile per gli avversari, e in questo momento sta gestendo la corsa, intelligente, non rischia più di tanto perché ha un buon margine di vantaggio, ma sicuramente lui ha ancora qualcosa in più, perché poi quando ci sarà lo scontro, duello, gomito a gomito, verrà fuori un po' la sua, diciamo, cattiveria. Battaglia per la quinta posizione, Zach Osborne e Max Anstey, questi sono piloti che conosciamo bene come Zach. Anstey è un pilota nuovo, per lui la scelta di venire a correre in Europa, e ha già preso anche le misure, perché insomma non è così facilissimo, perché con Rotzen, Searle, Jeffrey Early, Van Orebbe, che insomma i protagonisti sono tanti. Zach Osborne spreme veramente tutti i cavallini e qua peccato per il pilota italiano.
Ivo Monticelli fermo. Per Ivo Monticelli un 24esimo posto in gara 1. Intanto qua c'è uno sbandieratore in azione, c'è una moto a bordo pista.